Buonasera a tutti, possiamo dare inizio a questa cerimonia di conferimento della laurea d'onorem in medicina e chirurgia a Jean Busquet e a Jeffrey Dresden. Come sapete, fin dalle origini il conferimento della laurea d'onorem ha rappresentato e rappresenta tuttora il momento più alto nella tradizione universitaria. In questa occasione l'Università di Ferrara e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia hanno voluto riconoscere ai personaggi insigniti in questa onorificenza il contributo del loro offerto al progredire delle conoscenze e allo sviluppo delle attività di ricerca. Ed è proprio in questo contesto che intendiamo inquadrare l'attuale cerimonia. Chiedo ora al decano del corpo accademico dell'Università di Ferrara, il professor Luigi Pepe, di entrare nel salone e accompagna il corteo degli ospiti che rappresentano le università italiane che hanno voluto onorarci con la loro presenza. Per l'Università dell'Insubria abbiamo il professor Antonio Spanevello, seguito dal professor Francesco Romeo dell'Università Tor Vergata, dal professor Walter Canonica dell'Università di Genova, dal professor Lorenzo Corbetta dell'Università di Firenze, da Giancarlo Agnelli dell'Università di Perugia e dal professor Alfredo Chetta dell'Università di Parma. Entra ora il prorettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Sergio Ferrari, che precede il corteo degli ospiti rappresentanti le università estere qui presenti. Per la University of Amsterdam abbiamo la professoressa Belle Elizabeth. Seguita dal professor Chris Breitling dell'University of Leicester, Peter Calverley dell'University of Liverpool, dal professor Dean Xuan An Tuan dell'Università di Paris Descartes, dalla professoressa Monica Kraft della Duke University di Durham, dal professor William McNee della University of Edinburgh e da Dirkie Postma della University Medical Center di Groningen. Entra ora il corteo accademico dei docenti che rappresentano i corpi accademici rispettivamente dell'Università di Ferrara e quindi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con i colori che contraddistinguono i relativi dipartimenti. Fa ora l'ingresso il presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Paolo Frigio Nichelli, dal direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara, il professor Dario Di Luca, quindi entra il professor Alberto Papi, il docente che pronuncerà la laudatio per il professor Busquet. Entra e sale quindi sul palco il laureando, il dottor Jean Busquet, e invece del dottor Jeffrey Dresden, che sarà poi in collegamento via Skype, il professor Leonardo Fabbri, docente che pronuncerà la laudatio per il professor Dresden. Fanno ora l'ingresso i magnifici rettori delle due università, il professor Pasquale Nappi, rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, e il professor Angelo Oreste Andrisano, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Oggi è giornata di lutto nazionale per la tragedia che ha colpito la Sardegna e quindi osserviamo un minuto di silenzio. Grazie. Diamo l'avvio a questa cerimonia e do subito la parola al magnifico rettore dell'Università di Ferrara, il professor Pasquale Nappi. Autorità, cari colleghi, graditi ospiti, cari studenti, signore e signori. Porgo a tutti voi il benvenuto mio personale e dell'Università degli Studi di Ferrara alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in medicina e chirurgia ai professori Jean Busquet e Jeffrey Drazen. Un saluto particolare a tutti i partecipanti al convegno internazionale 2013 International Postgraduate Course on Respiratory and Cardiovascular Disease, organizzato dalle scuole di specializzazione in cardiologia e malattie dell'apparato respiratorio delle Università di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia e ai tanti rappresentanti di università straniere qui presenti. Il conferimento di una laurea ad honorem è un evento speciale. È un evento speciale e straordinario non solo per chi la riceve, ma anche per l'università che la promuove. Essa rappresenta il riconoscimento al massimo livello dell'opera di chi si è dedicato a un'attività di ricerca, scientifica, culturale o sociale. L'Ateneo conferisce la dignità della laurea non a seguito dell'assolvimento di un curriculum formativo, ma per chiara ed inequivocabile fama e competenza. Lascio ai professori Dario Di Luca e Paolo Frigio Nichelli il compito di riassumere la indubbia levatura scientifica di Jean Busquet e Jeffrey Drazen. Quest'ultimo, già insignito della laurea honoris causa in medicina e chirurgia dal nostro Ateneo il 30 gennaio del 2001. È la prima volta che una cerimonia di conferimento di laurea honoris causa non avviene nella nostra storica aula magna del rettorato di Palazzo Renata di Francia. Così come è la prima volta che si verifica la felice circostanza di condividere una tanto solenne cerimonia con un altro Ateneo, l'Università di Modena e Reggio Emilia, al quale siamo legati da antiche radici comuni e da assidui e strutturati rapporti di collaborazione. D'altronde, l'eccezionalità dell'odierno avvenimento ben si coniuga con l'eccezionalità di quanto è accaduto nel mese di maggio dello scorso anno, quando violenti eventi sismici hanno duramente colpito i territori delle province di Modena e di Ferrara. I danni subiti dalle abitazioni e dal grande patrimonio storico e artistico presenti nelle zone colpite sono risultati inestimabili e spesso irrimediabili. Altrettanto gravi sono stati i danni riportati dalle strutture produttive in un territorio dove le attività imprenditoriali, soprattutto manifatturiere ad alto contenuto tecnologico, rappresentano un fiore all'occhiello per l'economia della regione. Anche per la nostra università le conseguenze degli eventi sismici sono state gravi. Palazzo Renata di Francia, sede del rettorato ed altri palazzi storici dell'Ateneo sono risultati totalmente o parzialmente inagibili. Gli interventi di recupero stanno ormai per iniziare e l'auspicio è che possano essere conclusi in un arco di tempo ragionevole. La scelta di tenere questa cerimonia a 100, in questa bellissima sala della locale Cassa di Risparmio, che ringrazio vivamente per l'ospitalità concessa, assume quindi un significato particolare.
la città di Cento, la città di Cento colta e laboriosa, anch'essa duramente colpita dai terremoti dello scorso anno, è quasi equidistante da Ferrara e Modena e sembra simboleggiare un ideale ponte tra le nostre due università. Non solo, un legame forte e non nuovo unisce la nostra università al territorio centese. Nella vicina Pieve di Cento il nostro Ateneo ha una sede formativa del corso di laurea in infermieristica con immatricolazioni in continuo aumento. Attualmente sono circa 200 gli iscritti che frequentano le lezioni, con la possibilità dallo scorso anno accademico di conseguire anche una laurea a doppio titolo con l'Università di Uladec del Perù. Proprio a pochi passi da qui, nella sede storica del Liceo Classico Cevolani, si trova inoltre il CENTEC, sede del Laboratorio per la Meccanica Avanzata MECLAV del Tecnopolo della nostra Università. Sintesi felice della collaborazione avviata sin dal 1998 tra il nostro Ateneo e il distretto centese, il più importante della nostra provincia nel settore meccanico e manifatturiero. Una collaborazione che negli anni ha portato ad un'integrazione tra le imprese centesi e l'università, sostenendo e sviluppando attività su due binari: da una parte i corsi del Dipartimento di Ingegneria, dall'altra le attività di ricerca innovativa in ambito tecnologico, ingegneristico, economico e culturale. In tutta questa attività, giova ricordarlo, non è mancato il convinto sostegno delle istituzioni, in primis del Comune di Cento e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento. Un'università dunque non chiusa al solo insegnamento e alle attività di ricerca, ma radicata fortemente nel territorio e altrettanto fortemente orientata all'internazionalizzazione, come dimostra anche il convegno e i riconoscimenti che stiamo per consegnare. Esprimo quindi, a nome di tutta l'università, la mia profonda soddisfazione nel conferire questa laurea honoris causa, con l'auspicio di rafforzare ancor più i profondi legami scientifici e di ricerca che intercorrono tra il nostro Ateneo e l'Università di Montpellier. Grazie. Grazie al professor Nappi. Do ora la parola al magnifico rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Angelo Oreste Andrisano. Autorità, colleghi, studenti, gentili ospiti, la circostanza che ci ha portato a Cento di Ferrara, uno dei centri che nel maggio del 2012 si è trovato sulla linea del cratere sismico che ha sconvolto la vita di buona parte dell'area nord dell'Emilia, racchiude due significati. Uno morale, ovvero il doveroso omaggio della comunità accademica nelle sue espressioni più alte delle università di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia a queste popolazioni per testimoniare loro la nostra vicinanza. L'altro scientifico-culturale perché coincide col massimo riconoscimento che i nostri due Atenei intendono tributare al professore Jean Bousquet e al professor Jeffrey Mark Drazen. Già nell'ottobre del 2012 il nostro Ateneo volle manifestare la propria partecipazione alle gesti dei territori terremotati, aprendo con il rettore Aldo Tomasi l'837esimo anno accademico a Mirandola, ospiti di un'attenso struttura messa a disposizione da Emilia Romagna Teatro. Trovarci quindi qui oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo da quelle terribili date del 20 e 29 maggio, rappresenta la riaffermazione di un proposito che riteniamo sia coerente rispetto agli impegni che abbiamo verso questi nostri concittadini. Contribuire a tenere accesa l'attenzione su ferite tanto profonde da non poter essere facilmente rimarginate. Voglio perciò il sindaco trasmettere ai centesi, così come ai sindaci e agli altri abitanti degli altri comuni terremotati, la nostra solidarietà. Oggi però non è giorno solo per ricordi tristi, oggi si celebra anche uno dei momenti più solenni e suggestivi della vita accademica, il conferimento delle lauree honoris causa a due illustre personalità del mondo della medicina, che sono il riconoscimento più importante che un Ateneo possa assegnare a quanti si sono distinti nella vita civile e negli studi.
La decisione, infatti, del nostro Ateneo di assegnare il titolo a Jeffrey McDrazen fa seguito alla delibera adottata all'unanimità dai docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 14 dicembre 2011, fatta successivamente propria dal Senato accademico nella seduta del 18 gennaio e trasmessa per l'approvazione definitiva al MIUR, che ne ha disposto l'autorizzazione il 5 ottobre 2012. Scienziato e ricercatore scrupoloso, Drazen è altresì noto per essere ormai da oltre tre lustri il direttore editoriale del New England Journal of Medicine, certamente la più autorevole e prestigiosa rivista scientifico-medico in ambito internazionale. In questa attività si è distinto per aver contribuito alla diffusione e rivelazione di importanti scoperte scientifiche che hanno fatto segnare decisi passi avanti nelle terapie mediche e nell'assistenza sanitaria in ambito pneumologico. Con lui la rivista ha allargato ancora di più il suo orizzonte, diventando veicolo fondamentale di conoscenza e di aggiornamento, di confronto e di stimolo a tutti coloro che si applicano alla ricerca. Il New England Journal of Medicine, sotto la sua direzione, è diventato strumento irrinunciabile di aggiornamento scientifico per quanti si dedicano alla ricerca medico-sanitaria ed ha accompagnato molti dei progressi compiuti in campo scientifico e assistenziale per restituire la speranza ai malati. Non mi soffermerò sui meriti di medico e sul suo lavoro di indagine e ricerca, che tanto ha influenzato l'azione dei professionisti e docenti impegnati nella diagnosi e cura delle malattie dell'apparato respiratorio. Il collega professor Leonardo Fabbri, qui affidata alla prolusione, poiché la sua materia lo farà senz'altro molto meglio di me. Io posso solo aggiungere la mia personale ammirazione a quella dei colleghi della Facoltà di Medicina e di Chirurgia per uno scienziato nel quale si rispecchiano tutte le migliori doti richieste ad un ricercatore. Il gusto per l'indagine, la scrupolosità, l'acutezza del pensiero, la capacità di saper lavorare in equipe e soprattutto la disponibilità a voler coinvolgere i giovani, una qualità che appartiene solo ai veri maestri. Avviandomi alle conclusioni, ritengo fondamentale per il nostro Ateneo ed anche per l'Università Italiana, come dimostra la cerimonia odierna, dare prova di saper gettare il proprio sguardo fuori dai confini, darsi una proiezione internazionale, comprendere che oggigiorno la ricerca è qualcosa che va coltivato e può crescere solo se messo in un circuito più ampio, che non è più quello angusto delle pareti del proprio laboratorio. Fare ricerca nel terzo millennio richiede una disponibilità alla collaborazione sconosciuta a quanti si sono dedicati ad essa nel passato, perché tutte le grandi e recenti scoperte sono stato frutto di successive conoscenze e acquisizioni. Sono, si può dire, il risultato di un'opera collegiale che ha molti progenitori. L'individualismo è un atteggiamento, per quanto riguarda la ricerca, che appartiene al passato, ad un'altra epoca, dove le distanze ed i limiti della comunicazione imponevano rigore e solitudine. Oggi la ricerca si declina attraverso l'interdisciplinarità, le sinergie, la collaborazione, il lavoro di squadra, che molto spesso coincide con gli apporti di una pluralità di unità di ricerca che trovano sintesi nella definizione e partecipazione a progetti internazionali. Jeffrey McDrazen ci ha insegnato tutto questo e perciò siamo lieti di annoverarlo tra i nostri laureati ad honorem, una schiera che ha inizio temporale nel 1939 e che è proseguita con la consegna a tante personalità che hanno concorso, anche in anni recenti, al progresso della comunità e della scienza. Grazie. Grazie al Rettore di Modena e Reggio Emilia. Ad ora la parola al Sindaco del Comune di Cento, il Dottor Piero Lodi. Buonasera a tutti. Sono particolarmente lieto di porgere il mio più caloroso benvenuto ai magnifici rettori dell'Università degli Studi di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia e a tutti i convenuti a questa cerimonia. Con mia grande soddisfazione mi accingo ad assistere ad un conferimento di lauree honoris causa nella città di Cento, che ho l'onere, in questo momento soprattutto questo, ma anche fortemente l'onore di amministrare e di rappresentare oggi in questa sede.
La volontà espressa quest'anno dalle università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia di collocare a Cento la sede di questa prestigiosa cerimonia ci riempie indubbiamente di orgoglio e compiacimento. Desidero formulare i miei sinceri ringraziamenti per la scelta operata dai due Atenei, che impone attenzione e restituisce risalto ad una città e più in generale ad un territorio purtroppo ancora fortemente segnati dai recenti eventi sismici, ma desiderosi e pronti a rimettere in campo tutte le forze necessarie e le tante potenzialità. Vorrei cogliere l'opportunità che mi offre questa circostanza per ricordare brevemente cos'è Cento, cosa rappresenta e cosa la contraddistingue come terra feconda e laboriosa nel cuore della provincia emiliana. Cento è un comune di circa 37.000 abitanti, incuneato in posizione privilegiata ed equidistante tra le province di Ferrara, Bologna e Modena. Più volte definita terra di confine, in effetti risulta tale, ma nel senso più alto del termine, in quanto per ciò che concerne la struttura architettonica, con le lunghe fughe di portici, la cadenza dialettale è strettamente legata al retaggio culturale scaturito dalla secolare appartenenza alla diocesi bolognese, mentre il legame politico-amministrativo e l'annosa lotta per la bonifica delle acque la rendono accomunabile all'area ferrarese. Il territorio costituisce un distretto economico atipico e particolarmente fiorente, polo attrattivo di rilevanza nazionale, caratterizzato da una grande varietà di imprese, da quelle manifatturiere, artigianali, agricole a quelle prettamente industriali. Di notevole importanza risultano le numerose aziende meccaniche, tra le quali l'azienda motoristica VM Motori, fondata a Cento nel 1947 e specializzata nella progettazione e costruzione di motori diesel ad elevatissima tecnologia, punta di eccellenza del locale sistema produttivo. In ambito motoristico è d'obbligo ricordare l'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica e inventore della Miura, tra le tante, vettura sportiva leggendaria che ha fatto letteralmente epoca nella storia delle quattro ruote. Degno di rilievo è anche il comparto alimentare per la presenza di importanti aziende del settore. Con i suoi 26 plessi a gestione comunale ed un sistema di scuole secondarie più che importante, con tutti gli indirizzi dell'area tecnica ed umanistica, Cento è anche un importante distretto scolastico di rilevanza sovraprovinciale. Cento è conosciuta in tutta la penisola anche per il suo coloratissimo carnevale, nel quale sfilano maestosi carri in cartapesta costruiti dalle locali società carnevalesche. Tuttavia Cento rimane soprattutto una città d'arte, dal ricco patrimonio monumentale. L'imponente rocca tardo al medioevale, baluardo difensivo simbolo della città, il teatro ottocentesco, autentico gioiello di stile neoclassico, le dimore signorili e gli eleganti palazzi del centro storico, le numerose chiese impreziosite di opere d'arte sono elementi soffusi di fatti e memorie del passato e tangibili espressioni delle vicissitudini storiche che hanno interessato la nostra città. Accademie, circoli e teatri di un tempo ci parlano di una singolare vivacità culturale, tuttora manifesta nell'amore per il bello, per l'arte e la cultura, presenti nello spirito della nostra città. Il ricco carnet di eventi folcloristici, sia civili che religiosi, che costellano i vari periodi dell'anno, è poi espressione di un sostrato di tradizioni profondamente radicato, legato alla terra, alla tavola, al lavoro. Con particolare solerzia, Cento ha anche dato i natali a tante illustri personalità, personaggi di calibro e dal carisma straordinario del mondo dell'arte, della politica, della letteratura e della musica, esempi possibilmente da seguire e motivo di vanto per i centesi di oggi. Primo fra tutti i più illustri figli della nostra città, è Giovanni Francesco Barbieri, detto Guercino, celebrato e ammirato nei più importanti musei del mondo, quale massimo esponente della pittura emiliana del 600. Prima del sisma, la nostra città conservava la maggior concentrazione al mondo di opere del maestro e della sua bottega, custodite nella Pinacoteca e nelle chiese, un complesso imponente di capolavori tra tele, disegni, affreschi ed incisioni che delineavano il percorso stilistico di questo geniale artista, facendo di Cento una tappa obbligata e fiore all'occhiello per tutti gli appassionati del barocco. Con le sue tante opere custodite nei più prestigiosi musei internazionali e con le sempre più numerose mostre a lui dedicate, Guercino è il più illustre ambasciatore nel mondo della nostra città e della nostra cultura. Per rimanere in ambito artistico, altre personalità hanno rafforzato validamente il prestigio della nostra città, come Stefano Galletti, affermato scultore ottocentesco, Aroldo Bonzani, abile pittore e illustratore del Novecento, dalla forte impronta satirica, annoverato tra i padri del futurismo. Anche in ambito musicale,
190 figure magistrali, dal violinista e compositore del Settecento Bartolomeo Compagnoli al tenore Giuseppe Borgatti, tra i massimi interpreti wagneriani, al flautista Arrigo Tassinari, brillante concertista in Italia e all'estero. Doveroso è poi il ricordo di personaggi eminenti che hanno conferito spessore alla scena sociale e politica centese, come l'eroe garibaldino Ugo Bassi, morto martire per la causa patriottica, lo statista Francesco Borgatti e in epoca più recente Olindo Malagodi, giornalista tra i fondatori del sindacato di settore. Una schiera dunque di personalità ed un incalzante susseguirsi di vicende storiche che nei secoli hanno trasformato un piccolo e anonimo borgo medievale sotto il potere del vescovo in importante centro di riferimento socio-economico e realtà dal singolare fermento culturale e intellettuale. Il senso di intraprendenza, l'operosità e la determinazione che ha da sempre contraddistinto la sua gente hanno reso la nostra città nel tempo plasmata come un luogo dinamico e vitale in cui il genio e la creatività hanno trovato terreno propizio per manifestarsi. Purtroppo, come è ben noto, il Comune di Cento ha subito un durissimo colpo con gli effetti sismici occorsi nel maggio 2012. Il terremoto ha colpito il cuore di questo luogo, compromettendo gravemente quasi tutto il suo patrimonio storico-artistico, imponendo lo svuotamento dei contenitori d'arte e la messa in sicurezza di tutte le opere. Ingenti sono stati i danni procurati, complessivamente tra i 250 e i 300 milioni di euro, di cui 50 milioni relativi al patrimonio pubblico, 50 milioni al patrimonio storico-culturale ed il rimanente importo relativo all'edilizia privata e al comparto industriale e produttivo. Simbolo del dramma che ha vissuto il territorio colpito dal sisma è la chiesa della frazione di Buonacompra, la cui struttura completamente crollata in tante immagini e fotografie ha fatto il giro del mondo. Il forte attaccamento al proprio territorio della nostra gente, ove opera per obiettivi comuni, quali la conservazione e l'esaltazione delle proprie identità ed autonomia, ha amplificato di fatto il grande senso di spaesamento che il terremoto ha procurato. La città ha da poco recuperato la fruibilità del suo centro storico, ma sebbene l'amministrazione si stia alacremente operando per il ripristino della normalità, sono tuttora ancora molti i simboli identitari e i tradizionali luoghi di aggregazione che la calamità ha sottratto ai cittadini. Come si diceva, è per noi dunque un momento prezioso e importante questo appuntamento nel quale Cento, dopo una forte battuta d'arresto, respira nuovamente un'atmosfera pregna di positività, strettamente legata al dispiegamento di aspirazioni e obiettivi, come può essere l'arduo lavoro dello studioso dedito al raggiungimento di traguardi per il bene comune. La solerzia, il senso di sacrificio e la sede di conoscenza di individui come quelli che oggi andiamo a onorificare rappresentano sicuramente per ciascuno di noi un potente stimolo a recuperare energia e forza di volontà per la propria realizzazione che sul piano corale si traduce poi in crescita culturale, sociale e umana di tutta la collettività. Rinnovo quindi i sensi della mia gratitudine per l'opportunità offerta alla nostra città, idealmente associata oggi all'intraprendenza più feconda e al sapere messo al servizio della comunità. Cento è una città universitaria di fatto, non solo perché sul nostro territorio hanno sede corsi distaccati l'Ateneo di Ferrara e perché qui insiste un tecnopolo universitario, lo ricordava il Rettore, Cento è città universitaria nel proprio DNA, perché la sua storia economica e culturale da sempre si basa su un profondo valore attribuito alle idee e ai saperi, alla ricerca e alla socializzazione della conoscenza. Per questo sono certo che ciascuno di voi si sentirà a casa per tutto il tempo trascorso qui a Cento. Grazie. Grazie al sindaco di Cento. Chiedo ora al professor Alberto Papi, che è il nostro ordinario di malattie dell'apparato respiratorio, di procedere alla laudatio in onore di Jean Busquet. Prego. Magnifico rettore dell'Università di Ferrara, magnifico rettore dell'Università di Modena, autorità, direttore, signor presidente, colleghi. And representative of the other prestigious university present today, it's an honor and a privilege, of course, to present such a candidate for the honorary degree of medicine and surgery of the University of Ferrara, Jean Busquet from Montpellier in France. Jean Busquet received his medical degree and doctorate in pharmacy and completed graduate training in allergology and thoracic medicine
at the University of Montpellier at the hospital of that city. His academic career was mainly based at Develop in Montpellier, where he highly contributed to build up the renewed Center of Excellence for Immunology and Immunopathology, Asthma and Allergic Disease, that we all know, and where he became director of the Immunopathology of Asthma Center of the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, and Professor of Respiratory Medicine, his current position, class exceptionnel. I like this. Jan has served as chairman and advisor to several expert committees and scientific societies. For many years, he held the position of President de la Société Française d'Allergologie et Immunologie Clinique. He has been chair of the Global Initiative for Asthma and founder and chairman of the Allergic and Rhinitis and its Impact on Asthma in collaboration with the WHO. And of the WHO Global Alliance Against Chronic Respiratory Disease, whose main objective is to develop a comprehensive approach to fight chronic respiratory diseases by bringing together a voluntary alliance of national and international organizations, politicians, scientific bodies, academic institutions, in order to improve lung health by encouraging countries to prioritize patient education and health promotion, and by making recommendation of simple strategies for the management of chronic respiratory disorders. He also has been co-founder and scientific coordinator of the GALEN network that started under the European Six Framework Program for Research, a network of excellence of the leading European and clinical research facilities in the field of allergology and asthma, associated with organizations representing the European patient, again, with allergies and asthma, to accelerate the application of results into clinical practice and meet the needs of patients and to help guide policy development. For many years, Professor Bousquet research has focused on Mediterranean allergens and allergen-specific immunopathology. Subsequently, he became interested in asthma research, particularly demonstrating the role of inflammation and its relation with disease severity. He was the first to propose the concept of airway remodeling in asthma, which became one of his focus of research. He also studied the relationship between asthma and rhinitis as a comorbidity, severe asthma and COPD, including pharmacology and management of this condition. There is no aspect of this clinical condition that he hasn't explored and investigated in his publications. More recently, integrated analysis and management of complex clinical condition have become one of his favorite topics. The intense research activity led to the impressive production of more than 650 original papers, with two of his publications having received more than 1,000 citations, and more than five publications having received more than 700 citations. He wrote more than 200 reviews and book chapters with a superlative H factor of 90. In recognition of the scientific excellence of his work, he has been awarded several prestigious scientific prizes. Some examples are listed here. Lectureship at the Mayo Respiratory Society meetings, the Sadoul Lecture, the Harold Nelson Lecture, and prizes. Prix International d'Allergologie, Gold Medal Apimonda, Francis Lowell Prize, World Lung Health Award, the Gold Medal from the University of Ghent, and the Medal for Scientific Excellence from the University of Ferrara in 2008. And also the honorary degree in medicine of the University of Ghent. Jean Bousquet had maintained an intense editorial activity as member of the editorial boards of the most relevant journals in the field of respiratory and allergic diseases, from basic science to innovative treatments.
and as editor-in-chief of the official journals of the ERS and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. That during this mandate, allergy has sensibly almost doubled its impact factor. As you know, Jean Bosquet has been mentor for students and young fellows that join his department from all around Europe. Some of his fellows have become top scientists in the field of asthma, in the field of severe asthma, in the field of allergy in France and abroad, including Maurizio Vignola, the late Maurizio, one of his most successful and close fellow, and a friend here in Ferrara, in the Aula Magna, with Jean while attending the laureate ceremony of Jane Adele, another honorary laureate of our university, after P.J. Barnes, Steve Olgay, Jeff Drazen himself, and Dan Woolcock. For all these good reasons, well, we submitted the request to confer to Jean Bosquet the honorary degree in medicine and surgery of the University of Ferrara. There was a unanimous consensus of the faculty at that time and of the academic senate of the university. And the Italian Ministry of Education approved the conferral in recognition of Jean Bosquet's outstanding contribution to improve the knowledge, the treatment, the quality of life of patients with allergic and obstructive lung diseases, in a recognition for his passion in science. Thank you, Jean. Grazie a professor Papi. Prende ora la parola il professor Dario Di Luca, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche della nostra Università, per la lettura delle motivazioni espresse dal Consiglio di Facoltà e fatte proprie successivamente dal Senato Accademico del nostro Ateneo per il conferimento della laurea. Do lettura degli atti del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, seduta del 9 gennaio 2008. Il professor Jean Bosquet, ordinario di Pulmonary Medicine dell'Università di Montpellier e direttore della unità INSERM di Immunopathology of Asthma, attualmente è chairman dell'organo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, che è stato chiamato a presiedere sin dal momento della sua istituzione nel 2005. È stato chairman del board congiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei National Institutes of Health Global Initiative for Asthma, che elabora le linee guida internazionali per la diagnosi e il trattamento dell'asma, ed è chairman del board Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, che elabora le linee guida per la diagnosi e il trattamento della rinite. L'aspetto più caratteristico della personalità del professor Bosquet, che giustifica la proposta di attribuzione della prestigiosa laurea ad honorem in medicina e chirurgia, è la sua capacità di fare e di generare ricerca nell'ambito delle patologie allergiche e dell'asma bronchiale in particolare, e la sua capacità di stimolare e avviare alla ricerca una generazione di giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. I suoi studi si estendono sul versante patogenetico, comprendendo anche gli sviluppi di strategie di applicazione terapeutiche, e arrivano all'indagine molecolare, sia sui meccanismi di danno immunologico che sui meccanismi dell'azione farmacologica. Fondatore del concetto della unicità patofisiologica delle vie aeree superiori ed inferiori, i suoi studi hanno portato importanti scoperte nell'ambito del riconoscimento e identificazione delle patologie infiammatorie delle vie aeree e hanno contribuito a rivoluzionare l'impianto terapeutico di queste patologie. Il peso dei contributi portati dal professor Bosquet nel campo della pneumologia è testimoniato dalla qualità e quantità dei suoi lavori,
oltre 500 lavori originali pubblicati sulle più prestigiose riviste mediche e oltre 190 editoriali e capitoli di libro. Il numero totale di citazioni dei suoi lavori è attorno ai 10.000. Il professor Busquet è stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra i quali l'Aurea d'Honorem dell'Università di Ghent, l'Honorary Membership della German Society of Allergology, dell'Argentinian Society of Allergology and Clinical Immunology, della Hungarian Society of Allergology, l'Honorary Fellowship dell'American College of Allergists, Asthma and Immunology, la Gold Medal dell'Università di Ghent, la Gold Medal a Pimondia, la Paul Ehrlich Medal Award, l'Henry Slide Clinical Award, la Sadowl Lecture da parte dell'IRS nel 2001, la Harold Nelson Lectureship dell'anno del 2001. Per queste motivazioni, che sono esposte solo in sintesi, e la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara approva alla unanimità il conferimento a Jean Busquet della laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia, classe 46S, lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ferrara. Grazie, grazie al professor Di Luca. Ora è il momento più solenne. Il rettore dell'Università di Ferrara procede al conferimento del diploma di laurea d'onore al dottor Busquet, consegnando il diploma, il tocco e la medaglia dell'Ateneo e la riproduzione della bolla papale di istituzione dell'Università di Ferrara, con lettura del diploma di laurea. Repubblica Italiana, in nome della legge, noi, professor Pasquale Nappi, rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del giorno 9 gennaio 2008, vista l'approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del giorno 9 gennaio 2012, visto l'articolo 50 del Regolamento Studenti del nostro Ateneo, a norma dell'articolo 169 del testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore, proclamiamo Jean Busquet, nato a Perpignan, Francia, dottore ad honorem in medicina e chirurgia, classe 46S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia, e gli conferiamo il presente diploma di laurea specialistica a tutti gli effetti di legge. Ferrara, 22 novembre 2013. Bene, e ora è il momento della lectio doctoralis del neo dottore honoris causa Jean Busquet. This is not the presentation. Okay, so it will be without slide. I'm very sorry. Well, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be here tonight. Well, first of all, a few months ago, I was on TV and I saw the terrible thing which happened here. And since it was in Emilia-Romagna,
I immediately sent an email to both my friends, Leo and Alberto, because I didn't know whether they may be threatened. You know, as a physician, it's always very difficult to see such big issues. And I think that not only I'm honored by the University of Ferrara, but to be here tonight is even something more, because doctors need to help patients. And if this ceremony may help the citizens of this devastated place, I would be very honored. When I came through the main square, I still saw that everything is not fully completed. And we wish you the best for that. Well, I'm sorry my slide didn't appear, but I would like to make a presentation in honor of Emilia Romagna. And my presentation was very simple. How can we link art and science? And I tried to do it from Emilia Romagna, but I needed to expand a bit from Florence to Veneto. Well, my thing is today that I'm interested in understanding the early life events which are impacting a late life or healthy aging, probably because I'm 67, but also because I think that we need to do more in order to help Europe to get better. So I thought lengthily, what is the first event described at any time which could reflect the change of the life of humanity? Very simple. Adam and Eve. As a physician and as a scientist, I saw the painting of Masolino in the Cappella Brancansi. Well, for those who don't know, it is a painting, and you have two paintings on both sides. One from Masolino, one from Masaccio. The Masolino painting showed Adam and Eve like this, very happy, well, with a stable gene set. But, well, there was something missing. And suddenly, an environmental factor occurred, a nutritional factor. They ate the apple. So at once, the phenotype changed. And you could see the painting of Masaccio. So the painting of Masolino was in Gothic style, very straight. The painting of Masaccio was moving, and the phenotype had changed. So was there a gene change? Yes, there was. Because if you go to see the Jesse tree, which can be depicted in Venice in San Marco, then you see that this very initial step changed into all the Jesse tree. And at the end of the day, it's clear that this was the first epigenetic mechanism described. I'm sorry, but you know, you need to be a scientist to understand. So from this epigenetic mechanism, what is next? Well, now we go to Ravenna. Ravenna is one of my favorite places, with all these fantastic cities you have. Well, fantastic mosaics. Well, you can go to the Battistero of the Orthodox, which was in 455. And here, you have a wonderful mosaic which depicts unicity in faith. So the Christ is God, and it is not different. And then you spend 50 years, you have Theodoric, who was the king of Italy at that time, and he was thinking to another thing. He was thinking to Arianism.
And if you go to the baptistery of the Arians, you will see three figures: St. John the Baptist, then the Christ, and then God. Well, this is exactly what happened with chronic diseases. Some people think that they are unique, like the Orthodox, and other people think they are different, like we do today. So I think that what we can see in our play in Italy, which I love enormously, is really something that can be depicted in the Bible. So from the Bible to my research. Well, you know, well, make it simple. Well, first of all, with some people here, Dirk Posma, for example, we are studying the early origins of asthma and allergic diseases, because we think that we need to understand what is at the beginning in order to go into healthy aging. And we have a big study with 44,000 children in cohorts, which is the largest in the world, with 7,000 epigenetic studies in Groningen and many things like this. But this is only the first step. The next step is to understand how people get old with healthy aging. So we're not going to study the mechanisms the mechanisms of diseases. We're going to study the mechanisms to stay healthy when you age, which is a totally different view of the problem. And this is what we're going to do in 2 weeks' time in Montpellier, because we have a meeting on this subject, in order to better understand how very early events in life can impact on disease and health. So you see, I think that we can make a link between the history, what has been done in Italy, which is absolutely a wonderful country, and what we can do in order to help people to get better and to remain better. Not longer, because this is not the problem, but healthier longer. So ladies and gentlemen, it is my great honor and pleasure to be here tonight. Well, I have very good friends here for many years. Leo, I think we met in 1985 in Chicago, I think, the first time I met you, during an American Academy meeting. We were presenting something on azocyanates, I think. Alberto, I met you later, well, for a very simple reason. You're going to age later. But you have been always a fantastic scientist, and I've always enjoyed to be with you. And I still remember when we were in Turkey together, and it was a wonderful time for me. And I'm here, and Leo would say, with the family, yes. Many of you are my extremely good friends. And I've even newer ones in the back of the room, and this is the region Emilia-Romagna, because I think that we can do something with the regions, and in particular with this region. So ladies and gentlemen, Mr. Rectore, well, it's my pleasure to be here tonight. Thank you. Grazie, grazie al dottor Busquet per questa inconsueta e godibilissima lezione. E ora voltiamo pagina e passiamo a un altrettanto importante momento, quello della laurea ad honorem conferita dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Invito il professor Leonardo Fabbri, che è ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università di Modena e Reggio Emilia, a pronunciare la laudatio in onore di Jeffrey Dresden. Prego, professor Fabbri. Rettori magnifici, colleghi, autorità, studenti e specializzandi, per rispetto del professor Dresden, che è in linea in Skype con noi, proseguirò in inglese, ma dirò due parole alla fine in italiano di commento.
Jeff Drazen nasce a St. Louis nel 1946, si laurea alla TAF in Bachelor of Science e poi laurea in medicina ad Harvard, dove ha svolto praticamente tutta la sua carriera. Noi che critichiamo, dovrei parlare in inglese, yeah. Alzheimer si chiamava Alois, ecco com'è. Yes, he developed all this academic career in Harvard Medical School. For the criticism that we give to the inbreeding, I think is an exceptional exception to the rule that you should move from one university to the other while you move on in your career. He, in addition to be a scientist and be trained in basic biology and physiology at the beginning of his career, he actually has been a practicing physician. It went through all the career. He became a professor of medicine, different from Italy. In the U.S., he trained first in internal medicine and then in specialist medicine, so he has been in charge of the medical department, and then he qualified that he was in charge of the respiratory department. It's interesting to say that even now, 15 years after he is full-time editor of the New England Journal of Medicine, he spent 1 month a year in the emergency room and in the intensive care unit to keep his skills alive. He had taken major responsibilities, particularly in a research agency, NHLBI, National Health and Lung and Blood Institute, and in several advisory boards, national and international. For instance, has been involved in the Gabriel, that is a major genetic project at the European level, funded by the European Union. And as you can see, even today, the last commitment he received from the Institute of Medicine, which is the most influential authority for medical science and medical practice in the U.S., has been asked to chair a committee on drug development. Here are the honors, starting in June 1998 with the Irving London, and the last with the nominee at the Harvard Medical School, Donald O'Hara Faculty Prize for Excellence in Teaching. And this morning we had a very inspiring lecture on development of clinical trial shaped from the history of tuberculosis that I hope the young, particularly the young attendants enjoyed and learned. I learned a lot from that lecture in developing concepts in clinical trial and development of clinical knowledge. Like Jean Bousquet, he has been nominated and he delivered a very important and selective lectures in our field for the reason of historical reason. The most prestigious lecture in the pulmonary community in the world is the American Amberson Lecture. Amberson was one of the discoverers of the methodology of clinical trial developed in sanatoria for tuberculosis. In addition to be a scientist, and I will conclude with this scientific contribution, he has contributed to editorial boards in different disciplines that reflects, in fact, his, the history of his development. He was basically a physiologist at the beginning. Then, for those of you who are in the field and know what the Journal of Clinical Investigation is, the American Journal of Medicine is, but more importantly, he was the first pulmonary specialist nominated to be chief editor of the New England Journal of Medicine in 1999. And has been confirmed 3 times. Last time was 1 or 2 years ago. Happily, and we have the editor here, Tuan, and of the European
European Respiratory Journal, that is the official journal of our respiratory society. He accepted to belong, to join the editorial board, and this contributed dramatically to it. Personally, once or twice a year, I send a paper to Jeff to review, and usually his comments are longer than the paper. So it's usually spending a lot of time. When he takes the job, he takes it seriously. Research. As I said, he started with physiology, but like science in medical medical research has, during my lifetime, has undergone dramatic development. We started with physiology observation, and we moved in cell biology and molecular biology, and now more and more we are on in basic science, and he followed that. And he started from physiology. He gave major contribution to the development of one drug, that is an anti-leukotriene that is now in medical practice. 10 million, 15 million people are taking daily the drug that he has contributed to develop. He developed the methodology to assess non-invasively inflammation in the lung by measuring an exhaled family of molecules that are the nitrogen oxides. He helped to develop the asthma genetics and pharmacogenetics research in the U.S. that we do remember was an empty box not more than 15 or 20 years ago, and he has provided major contribution there. And lately, again, during his editorship, he returned to the lab to look at physiology, looking at the effect of stress on epithelium and airway smooth muscle. H-index has become popular in our country recently for several reasons, and is 105, not bad. That means that he has 105 papers cited more than 105 times, that to give you the perspective. 300 original papers in peer review journal, 250 review, 10 books. One is important, the Cecil Medical School. Medical book is a textbook, is equivalent to the Harrison, and he has the responsibility of the respiratory section and the monograph on asthma and COPD. Again, 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 even if a boss, even if a chief editor, full-time chief editor, he has been able to continue to go to the lab with this young fellow and to publish one original paper from his lab every year, a senior author. That is a lesson that we always should remember. Never leave the field, but always keep one your hand in the business. But in addition to the research, original research, of course, as an editor, I've taken major responsibility. Ethics, serving the community, providing information. He delivered 1 year ago, 2 years ago in Modena, a fantastic lecture on 200-year history of the New England, just taking us from the discovery of anesthetic for surgery, you know, washing hands, for prevention of infections in the OBGYN section and so on. And he reflected this in his mission in the journal. Ethics in publication, you know that there are major concern on the ethics of publication. Drug company, design trials, evidence provided for non-medical reasons. He has been a fighter in that, and he has introduced rules that force transparency. All protocols need to be deposited beforehand, and you have the responsibility to show the results anyway by the end of the research. That was one of his major contributions. But not only. He took strong position. He's a Democratic. He's not a Republican. Strong position in favor of the insurance instead of our the defense of the weeks Finish a few slides of his life. Obviously, he's a dedicated husband and father. He enjoys his family very much. I'm sure that we send him, as friends, our love, because the cause of, as you will hear,
of his impossibility to be here is an important accident that had his wife. And not only to the sea, but also to the mountains. He likes to play with his family. He's a very nice person. By the way, he's very serious, but quite often he sends you jokes over, and if you don't respond, you don't get any further jokes. So he wants, he's a demanding colleague. Now, I finish with this. This is, and I finish in Italian. Questa è la casa Nantucket, che è un'isoletta davanti a Boston, vicino al Massachusetts, dove va con i figli, dove ama andare a pescare e dove ha sviluppato l'interesse, ha preso un corso per come si fanno i cesti, non so di che materia, lo vedrete. Il titolo della lettura, ho chiesto io che facesse una lettura non medica, perché ne avrei parlato io, ne avrebbe parlato il presidente del corso di laurea, è una lezione di vita. Quando l'ho ascoltata ho avuto qualche perplessità, posso dire magica. Quindi anche questa lettura, come quella di stamane per data sulla storia dello sviluppo dei randomized clinical trials, veramente magica, vi prego di ascoltarla con la pazienza di quando si comincia un libro e non si va dopo la pagina 10, aspettate la pagina 11, perché è veramente magica. Il messaggio di questa storia, che nasce a Nantucket, è un messaggio di vita di una persona che ha trasformato in una breve storia, 10 minuti non di più, un'esperienza di vita personale e professionale. Con questo ho finito la mia presentazione ed è stato un mio piacere nominarlo. Io sono grato alla facoltà e all'Ateneo per aver accettato la proposta di dargli la laurea honoris causa. Grazie. Bene, grazie al professor Leonardo Fabbri. E ora la lettura delle motivazioni della facoltà. Prende la parola il professor Paolo Frigio Nichelli, che è il presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore. Prego. Do lettura della delibera adottata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 14 dicembre del 2011. Il professor Jeffrey Mark Dresen ha iniziato la sua carriera universitaria come ricercatore prima e come professore poi nella prestigiosa Università di Harvard. Nel 1977 ha assunto l'incarico di assistente, nel 1980 di professore associato e infine di professore ordinario di medicina alla Harvard Medical School e nel 1995 di fisiologia presso la Harvard School of Public Health. Dal 1995 svolge le funzioni di direttore della divisione di medicina toracica presso l'ospedale Brigham and Women's. Dal 1999 ha assunto la direzione editoriale del New England Journal of Medicine, incarico che continua a svolgere ininterrottamente a tempo pieno. L'aspetto più caratteristico della personalità del professor Dresen, che giustifica la proposta di attribuzione della prestigiosa laurea d'onore in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è la sua capacità non solo di fare ricerca nel campo della fisiologia e fisiopatologia polmonare, ma anche la sua capacità di divulgare i risultati della ricerca attraverso la intensa attività editoriale e la sua capacità di stimolare e di avviare la ricerca una generazione di giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. I suoi studi hanno portato importanti scoperte nell'ambito della fisiopatologia respiratoria, in particolare in riferimento ai meccanismi di sviluppo dell'asma da sforzo, della genetica dell'asma, del ruolo dei leucotrieni nella fisiopatologia dell'infiammazione asmatica e del ruolo della stimolazione meccanica nel rimodellamento delle vie aeree. Il peso dei contributi portati dal professor Dresen nel campo della fisiopatologia respiratoria è testimoniato dalla qualità e dalla quantità dei suoi lavori, oltre 400 lavori originali pubblicati sulle riviste più prestigiose del settore e oltre 50 editoriali o capitoli di libri. Il professor Dresen è stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali la prestigiosa
Amberson Lecture a Chicago nel 1998, la laurea honoris causa in medicina e chirurgia presso l'Università di Ferrara nel 2002 e la President Lecture a San Diego nel 2009. Per le motivazioni sopra descritte, la facoltà unanime ha approvato la proposta di conferimento della laurea ad honorem al professor Jeffrey Mark Dresen. Grazie al Presidente della Facoltà. E ora, come avete sentito dal professor Fabbri, il professor Dresen per seri motivi familiari è impossibilitato a essere qui e quindi invito la professoressa Monica Kraft della Duke University qui in sala per ricevere il diploma, il tocco e il sigillo dell'Ateneo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Pro tempore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, vista la deliberazione votata all'unanimità dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'adunanza del giorno 14 dicembre 2011, vista l'approvazione del signor Ministro dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, proclamiamo il signor Jeffrey Mark Dresen dottore ad onore in medicina e chirurgia e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti. Abbiamo il professor Dresen in linea con un collegamento Skype e naturalmente gli diamo la parola. Qui vicino a me c'è il professor Fabbri. Jeff, are you online? Maybe. I'm here. Oh yeah, welcome. The diploma was just delivered by the rector, Professor Andrisano, to Monica Kraft, who represented the U.S. Pulmonary community, and we all send our love to you and your family, and if you want to say a few words to the authorities and to the attendants. Thank you. Well, thank you, Leo, and again, I'm sorry I'm unable to attend in person. My wife had emergency surgery on Sunday morning for spinal instability. She's been literally screwed back together again, but is just in the early phase of recovery from a serious surgical illness, and I really needed to be with her. I wanted to thank Leo and Paolo Nocelli and Angelo Andrisano for this honor. It really is humbling for me to hear these words spoken. I've been listening to the entire ceremony online. The universities in Italy have a much longer history than those in the United States, but I think that all of us together are trying to gather and understand new knowledge that will help us deliver better healthcare to patients around the world. And I think that that message together is a very important one. We want to improve what we do for our patients. And as Leo said, it's important sometimes to do something a little bit different from medicine because it gives you ideas that you might not otherwise have. So if you have an opportunity sometime, feel free to listen to my story about basket making because I think it has some application to what we do every day. Again, thank you all for this opportunity, and I'm sorry I could not be present with you. I hope that the recovery from the earthquake continues and that in 5 years' time you will have returned your cities to as close to normal as possible. Thank you.
Thank you, Professor Drazen. Thank you very much. E ora la lexio doctoralis dal titolo Life's Lesson in a Basket. Good afternoon, everyone. Again, I'm sorry that I'm unable to attend in person, and I'm honored and humbled by being the recipient of this honorary degree. Leo asked me to speak about something non-medical, and if I can have image number one, I'm going to talk about making Nantucket Lightship baskets. Image number two, please. So this is a map of eastern Massachusetts, and in 1974, when I completed my training in Boston, in the top part of this image, I had the opportunity to work for a summer on Nantucket Island in the hospital because the island population went from 3,000 to 30,000 people, and they needed extra doctors. And I did this for five summers in a row, 1974 to 1979, and got to know and like Nantucket. Image number three, please. This is a map of Nantucket Island, and we bought land there in the early 1970s, shown where the compass rose is in the far lower right-hand corner of the image. Now, we built a house, that's shown in image number four, and image number five shows if you stand and look outside at the sea, the view from the front. Now, what you can't see is that about 2 kilometers out, the ocean's only a few feet deep. And so this is a very hazardous place for boats to navigate. Image number six shows the nautical charts. And there's an area that you could see we called Old Man Shoal, where boats would run aground all the time. And if you look here in the pink writing, you can see where it says area to be avoided. And because this was such a dangerous area, image seven, please, they anchored a boat there. And this was called a lightship. And there were a number of lightships around the U.S. coast, but the boat was stayed in the same place. The crew was there for 6 months at a time, and their only job was to keep the light lit and later to have a radio beacon and an audio beacon. So if mariners got too close to this dangerous area, they know they should leave. So in order to keep from going totally crazy on the boat, they started making baskets. But they made very special baskets. Image number eight shows an ordinary basket. You've all seen baskets like this. But image number nine is a Nantucket lightship basket. And it's very different. It has a wooden base. It has staves that are made out of either wood or reed. And then it's woven with cane, topped with a rim, and has a handle. And this, what is called a Nantucket lightship basket, is a unique art form to Nantucket Island. Nowhere else on Earth do they make these baskets. Image number 10, in fact, shows there's a museum to Nantucket baskets. And this museum has people that teach classes in making the baskets. And after being there a couple of years, I took such a class. And so this is about how I make Nantucket baskets. Image 11 shows the starting point. You need a piece of wood. This is a piece of white oak that's big enough, and you plane it so that it's perfectly flat and the right size. Slide 12. And then the bottom of the basket is scribed onto the board. You can see the pencil line, and then I saw it around just outside of the pencil line with a bandsaw to cut the base out. That's in image 13. And then image 14 shows the rough base attached to a template. That's a plywood template, which has the stripes in it. Image 15 shows me running this through a router. The ball bearings on the top run against the template and smooth the outside surface of the base. Image 16 shows me cutting a slot in the base. And image 17 shows the completed base. Now, you drill out a hole in the center because you're going to put a piece of ivory to decorate the basket when you're done. And you need a hole all the way through to hold the basket to the mold. Image 18 shows the basket on its mold.
The mold, which is a separate thing altogether, is a very large wooden mold where the base is screwed to the top, and the pink band around the middle is an elastic band that you use to hold the staves in place when you do the weaving. Originally, they did this with rope, but elastic is actually much easier. Image 19 shows me cutting the staves. I'm now cutting these from white oak. They're about 3/4 of a millimeter thick, and you need about 100 of them to do a basket of this size. Image 20 shows me cooking the staves. Because they're made out of oak, in order to bend them, you have to steam them. And image 21 shows me putting the stave into the mold. And image 22 shows a bunch of these staves bent to conform to the shape of the mold. Image 23 shows what happens every once in a while. You break a stave. But like many things in life, you just pull it out and fix it. Image 24 shows the cane that's used to weave the basket. This is imported from Malaysia. You wet the cane, and when it gets nice and wet, you can use it because it becomes very flexible and you can weave the basket with it. Image 25 shows the start. You fold the end over and stuff it into that slot that you grooved into the base. Image 26 then shows the first stave. You weave under that first stave. And then image 27 shows the next couple of staves. You put a stave in, you weave under, you put a stave in, you weave over, you put a stave in, you weave under, and you work your way all the way around the basket, as shown in image 28, where you're almost to the end. And now you have to be very careful because you have to have an odd number of staves so that when you get back to the beginning, where you had weaved under originally, you weave over the next time. And where you weaved over originally, you weave under. Image 29 shows that second row where wherever I'd weaved over, I weaved under and back and forth right up against the base. Image 30 shows me on the fourth row, and now it's just a lot of work. Image 31, more weaving. Image 32, more weaving. You occasionally have to splice in new pieces of cane because it takes about 20 meters of cane to weave a basket of the size I'm doing here. Image 33, more weaving. Image 34 shows me keeping the reed wet as I weave. Image 35 shows me pausing. You have to make sure that your weaving stays parallel to the base of the basket, and so you check it as shown in image 35, image 36, and image 37. If your weaving is true, then you just keep it up. You keep weaving, as shown in image 38. And in image 39, I'm packing it down to keep the weaving parallel to the base. And in image 40, you can see I'm getting near the top of the basket. And the mold now has markings which are parallel to the base. And if I've done a good job, the staves are all perpendicular to the base, and the weaving is parallel, shown in image 40. Image 41 shows me coming close to the end, and you can see I've done a good job. My weaving is now almost perfectly parallel to the base, as shown by that line. Image 42 now shows me removing the basket from the mold. And now I've got this basket. I have to put a rim on it, because otherwise it won't be rigid and stable. So image 43 shows a rim. I haven't shown you the details of making the rim. Here you cut oak that's a little thicker and you steam it and bend it on a mold. And then you get it to be the right size. You glue it together. And there's an inner rim and an outer rim, as shown in image 44. Image 45 shows the rim in place on the basket. And then you nail the rim to the basket is shown in image 46. First you drill holes because these are very thin nails and they won't go through oak. And you nail in every third stave. Image 47 shows me cutting the excess staves off the top. And image 48 shows me finishing the basket with the lashing. You can see on top of the lashing to cover the space between the inner and outer rims, you put a piece of cane. And then you, as shown in image 49, you work your way around each of the staves.
And as shown in image 50, when you get all the way around the basket, you work back the other direction to get this nice cross-hatching. You can see the water on the top of the mold because you want to keep the staves wet. Image 51 shows the basket after I've varnished it. Image 52 shows the handle going on. Image 53 shows the scrimshaw disc I placed in the bottom. So this is what I do. You then put your name on the basket, as shown in image 54, because you're proud of the work that's been done. So image 55 is the finished basket viewed from the side. Image 56 tells us a little bit about life and how it's reflected in a Nantucket basket. A good outcome in anything requires a strong and clean foundation. For the basket was a piece of wood. In life, it's a good education. Once you have a foundation that's straight and true, you need to add sides. This is your general approach to what you want to do. And then you have lots of tedious, boring work, but work that must be really done carefully if you're to succeed. This is the weaving. And in life, it represents, now that you've chosen a path, is pursuing a path to perfection. And you make baskets because you enjoy the process and the finished work. And whatever you choose in life, you do it because you enjoy the process and you enjoy the finished work. You do it for love, and you share it with those who appreciate both you and the love in your work. And if you do that, you'll be happy and successful. So thank you for the opportunity to accept this degree. Again, I'm sorry I can't be there in person. My best to you. I'm sure the food that you will have tonight will be far better than the food that I will have. Thank you for your attention. Good afternoon, everyone. Again, I'm sorry that I'm unable to attend in person, and I'm honored and humbled by being the recipient of this honorary degree. Now, Leo asked me to speak about something non-medical, and if I can add image number one, I'm going to talk about making Nantucket lightsheet baskets. Io vi ringrazio, noi vi ringraziamo per la vostra partecipazione e vi chiedo ancora qualche istante di pazienza per consentire l'uscita del corteo accademico che avverrà in senso inverso a quello d'ingresso, quindi per primi i magnifici rettori seguiti dagli ospiti qui al tavolo di presidenza. E a seguire il professor Fabbri, il professor Papi. Quindi i rappresentanti delle università sia italiane che straniere. I docenti che rappresentano i dipartimenti delle due università, seguiti dal decano del corpo accademico. Grazie a tutti e buona serata.